A Rona Piace Francesi l'estate 2016 segna un ritorno dei turisti d'Oltralpe sul Lago Maggiore. A dirlo, in attesa dei dati numerici, sono le visite all'ufficio turistico in Largo Vidale, che fornisce informazioni su ospitalità, servizi e mappe. I numeri non sembrano differenziarsi molto da quelli dell'estate 2015. Tra i turisti stranieri, i primi sono i francesi, che hanno preso il posto dei tedeschi e degli inglesi. Resistono ancora gli olandesi, sempre molto affezionati al Verbano. E sono soprattutto le famiglie giovani che arrivano all'ufficio turistico con le idee chiare, ma con tante domande su come sfruttare al meglio il periodo di vacanza. Per lo più chiedono informazioni su quanto offre l'intera regione e includono nel loro soggiorno una visita a Milano. Le domande più frequenti sono relative ai percorsi cicloturistici e al trekking. Naturalmente, nelle loro gite prevedono il lago a partire dalle isole Borromée, ma in tanti chiedono anche delucidazioni sul Lago Maggiore Express, il tour che porta sino all'Ossola. Informazioni che vanno ad integrare quanto già presente su Aron App, la nuova versione dell'applicazione sviluppata dall'assessorato con la cooperativa Centro Servizi Foligno, che gestisce l'ufficio turistico aronese. Le informazioni in italiano e in inglese sono raggruppate per aree tematiche, storie ed attrazioni, itinerari con possibili approfondimenti per i luoghi di maggiore interesse e il collegamento con la funzione Maps, una pagina dedicata al turismo accessibile e sostenibile.